Oh, salve a tutti! Benvenuti a questo gameplay, diciamo, questa demo di un open beta di una DLC di Steep, Road to the Olympics, ovvero DLC di Steep dedicato alle Olimpiadi invernali. Direi che potrebbe essere interessante, onestamente. Ero mezzo tentato di comprare il gioco anche se c'ho i miei dubbi legato ai contenuti, legato a tante cose, legato a cosa io fondamentalmente potrei fare. Ecco. Comunque, ora che siamo qua, proviamo a fare queste attività. Vediamo un po'. Abbiamo allora, tante col lucchetto bloccate perché ovviamente sono riservate al gioco completo. E abbiamo un po' di altre attività. Per esempio, allora, questa possiamo vedere. Andiamo su Big Air. Big Air dovrebbe essere snowboard. Abbiamo attività di snowboard. Pianto olimpico, snowboard e discesa libera. Che potrebbe essere molto interessante. Quella di quella è disponibile adesso. Dell'AM è quella che mi entusiasma di più. Poi, vabbè, poi si va da quest'altro lato dove ci sono attività più tipiche, diciamo, di Steep, però questo free rider, andata libera, non so, forse i punti, so quello che sia, oppure un altro qua, freestyler, e questo, allora io non riesco a capire, questi sono, allora, questa era, può essere sci o snowboard. E anche questo sci e snowboard, oppure questo qua che con ste alette qua, con volo in prossimità, dito queste alette, così. Ok, ora io direi, visto che siamo qua per le Olimpiadi, ci sentiamo tutti olimpici. Allora, tracciati, vediamo i tracciati, posso? Io non si vedono i tracciati. Oh, i tracciati. Allora, io. Ok, allora. Possiamo. Allora, iniziamo questo qua, Big Air, questo qua con le cose. Ah, ci sono le nazionalità. Bene, aspetta. Io c'ho un'idea, Peccato, peccato davvero. Peccato davvero che non ci sia lo short track. Penso avete capito tutti cosa sto pensando, ma sì, dai, in memoria del buon Steven Bradbury, della sua leggenda. Signor, scegli il tuo personaggio. Oh, beh, direi. Un po' questo. Mi sa molto di più di Steven Bradbury questo qua. Ok, dai. E questo è. Ah, tipo salto in lungo. Ah, questo è salto. E si salta in lungo. E questo è probabilmente punteggio qua è sul salto e sulle evoluzioni forse. Allora, vediamo un po', io non so, non riesco a capire. Vediamo un po'. Ma continua, dai, proviamo. Grab modificati. Allora, tieni premuto R2 per durante il trick esposto ad esempio per tenere il massimo dei punti. Ok. Mi servono. Mi serve un attimo notizie sui comandi che non ho. Opzioni. I comandi. Voglio i comandi. Controlli. Ok, allora. Vista sulla montagna? No. Cos'è fermo? Fermati, no. Sci, snowboard. Ok, allora. Salto, grab, mano. Salto, grab, mano. Cambia sport. Allora. Su la GoPro direi anche no. Spostamenti, fermati. Settima verso giù. Slittamento, destra, sinistra, frenata, giù. Ok, io. Cambia andatura, spingere, vedete, un po'. Ok, se si fa. Va bene. Con X si urla. Cosa dovrebbe? Riprova linea, vista sulla montagna, gruppo con giocatori, mi piace. Allora, boh. Vediamo. Vediamo, proviamo, vediamo un po' allora. Dai. Ok. Andiamo a fare questo salto. Arriva il kicker molto forte. No.
Direi no. No. Non, non, non era. No, no. Non va bene. Riprova l'evento. Riproviamo perché. Muro di trick restante. Ah. Esce dal kicker con una grande accelerazione. 1.080 ah. Applausi a cui unisce un grab d'acciaio grande. Niente, non. Commento in italiano? Non mi dispiace questa cosa. Pria Manche 3.49. Mi sa che ho fatto pochino. No, continua, continuiamo. Somma di tre manche. Allora, questa è la seconda manche. Riproviamo. Io. Allora. Va per un cork chiuso da un grab. Yeah. 1120, già è qualcosa meglio. Già è qualcosa meglio. Nulla di che, ma già è qualcosa di meglio. Ah, nemmeno non sono arrivato. Ma non è stato. Dai, dai. Sono risalito in classifica, dai. Bene, bene, bene. Si prova. È che sto in tre marce. Ok. Dai, però. Un salto discreto. Ora vediamo che trick ci regala. Sta correndo dei bei rischi. 1200. Niente. Ma ne vale sicuramente la pena. No. Che peccato. Ormai sembrava fatta. Come mai sembrava fatta? Vabbè. Comunque sono andato me sempre migliorando. E alla fine quarto. Iniziando come ho iniziato. Vedendo come ho iniziato. Quarto posto direi. Ottimo. Da australiano. Ritorno. Potrei. Allora direi continua. Anzi. No, io riprovo l'intero evento. Dai, riavviamo. Dai, riprovo per l'ultima volta. Vediamo un po'. Numero di trick resta. Cosa? Ah. Davvero niente male, speriamo lo sbloccare. Oh, beh, no, vabbè, però. Altezza insufficiente. Purtroppo ho iniziato male di nuovo. Allora, riprovo per l'ultima volta, dai. Perché voglio fare. L'ultima volta, dai, perché. Arriva il kicker molto forte. Che triplo rodeo! Mille, altezza insufficiente dice sto cavolo, 1388 è primo. È primo, è ritorno, purtroppo ci, no, no, non posso unificare il nome, è il mio nick. Però beh, c'è il ritorno di. Sono primo! Sono primo, yahoo! Ok. Devo dire alla fine i controlli non sono male, nel senso. Pensavo peggio, pensavo molto peggio. Allora, continua. Vai. Eccellente grab sul doppio no. Leo. Vabbè. Questo non è andato bene. Questo non è andato bene perché il salto è riuscito. È strano. Devo capire bene questa cosa dei punteggi. Comunque sono sceso al quarto posto adesso. Totale 700 punti. Sono difficili da rimontare, però vabbè. Magari vediamo se si riesce a arrivare al podio. Vediamo un po'. Comunque c'è. Cioè, è divertente comunque. Un grab su un triplo cork, okay. Che va visto per crederci. 180, che atterraggio. Ok. Oh, che classe. Alla fine terzo posto, dai. Una vera e propria sfida a tutti i partecipanti. Alla fine terzo posto, dai. Terzo posto. Non se no, Steven Bradbury ritorna all'Australia, ritorna nello sci. Direi concludiamo qua. Terzo posto va benissimo. Ok, va bene. Però Rotoribbi? No, voglio continuare a giocare. Allora, qua abbiamo fatto terzo posto. Ora io direi di provare un attimo la discesa libera, che era quella che mi piaceva di più, perché molto va sui tempi. Classifica pubblica 1.59, deve essere qualcosa, quindi
deve essere qualcosa di mostruoso questo qui. Affrontiamo, vediamo cosa si riesce a fare. Discesa libera. Qua non ci sono trick da fare. Qua, ecco, questa è una cosa che mi piace più. Cioè, simulare quelle che sono attività un po' più famose, diciamo, di quelle che sono le Olimpiadi invernali. E la discesa libera è sicuramente una di queste. Poi altre cose magari proverò con calma. Cioè, perché vedi, mi diverte, mi piace, è divertente. L'unico problema è che probabilmente giocherei solo, nel senso che non mi In calcolerebbe pochi nessuno, riescono a però mi essere tanto piace. concentrati e Ok. focalizzati sull'obiettivo. Oh, Se volete l'Australia sapere cosa torna. distingue un campione Ah, da e non tutti gli siamo altri, soli, perché c'è un tenetevi altro gli occhi David addosso. rosso. Vabbè, sente, non ci sono. Non ci sono le. Allora. Andiamo un po'. Siamo sulla discesa libera. Ah, no, non va bene, non va bene. Ah. Devo dire sinceramente. Che salto incredibile, sta volando! Devo essere sincero, non è comodissima questa visuale, perché spesso dipende dalla situazione, il percorso è coperto dal personaggio. Io non so se c'è un'altra visuale disponibile. No. Oh, ha perso un sacco di tempo. Ah, eh no, e purtroppo 7 secondi addirittura di intertempo. E Si che cosa ho prepara alla fatto? curva secca, così rischia di rallentare troppo. No, purtroppo, vabbè. È il primissimo tentativo, il primo approccio. Comunque, carino, divertente, mi piace. Rende molto bene. Allora, senso di velocità e reto, benissimo. Mi sta piacendo tantissimo. Devo soltanto un attimo È un po' indietro, padroneggiare. deve riuscire a dare qualcosa di più. Sono a più 12 adesso addirittura. Ormai conta davvero poco. Niente. Niente. Ah, peccato! Ma ha dato tutto se stesso in questa run. E anche se non è arrivato al risultato sperato, non può rimproverarsi nulla. Direi Comunque posso solo riproviamo, immaginare cosa gli stia direi passando per la riproviamo. testa, ma Ok. spero capisca la grandezza di quello che stava per compiere qui, in Corea del Sud. Eravamo tutti con lui. Arriva alla prima curva. Ok. Però vedete allora, se uno se vuole guidarselo, farlo come un gioco di Incredibile, ho guida, fatto in tempo a prendermi un caffè. sicuramente sbaglia, perché qua è molto. Ah. Lasciar scorrere, cercare di lasciare scorrere il più possibile, ovviamente senza uscire fuori Stava comunque pista, andando come male. adesso. Dai, ci riprovo. Allora, io riprovo. No, comunque, allora, mi piace, ripeto, secondo me avrebbero dovuto alzare un po' la visuale. La visuale dovrebbe essere un po' più alta, che purtroppo a volte è tutto. Un salto di proporzioni gigantesche. A volte è. Ok. Bisogna cercare un attimo di correggere il meno possibile, che ovviamente ogni correzione di fatto è una frenata. Non so se. Deve assolutamente recuperare. No, non. Perché 5 secondi? È come se vado. Non Sembra aver capisco. accusato il Cioè, non mi salto. sembra. Ah, va bene, io. Ah, forse. Vabbè, allora ci siamo, ho capito. Ecco perché. Va bene. Ciao. Salta la porta, peccato. Ormai non cambia più nulla. Va bene, sono pronto a riprovarlo. Ok, ho capito una cosa, perfetto, ho capito una cosa parecchio importante.
Che pensavo, no, e no, non va bene. Ora lo rifaccio, scusate. Cioè, pensavo di essere in posizione aerodinamica, cosa che non è. E allora riproviamo. Riproviamo. Salta, io direi salta. Sì, ogni film. Volta che tocca a questo ragazzo mi viene la pelle d'oca. Ha tecnica, qualità e controllo totale. Fa impressione. Credo proprio. Ma mi fa piacere che la tua la pensi così. Ecco, infatti, a livello di velocità è un altro discorso adesso. E a maggior ragione qua la telecamera salto, a maggior ragione qua la telecamera non aiuta. Io non so quanto simulativo sia, non mi sembra difficilissimo da padroneggiare, e questo è un vantaggio. Ah, però troppo fuori, quasi com... Ah, lo vedete, mezzo secondo, alla fine non vado malissimo. Mezzo secondo, ovviamente, rispetto ai tempi del... qua però non sto andando male. Sto andando male. Vai. Rischia di perdere, ormai conta davvero poco. Niente, caduto. Peccato. No, ci riprovo, scusate, io riprovo almeno per l'ultima volta. Devo riprovare. Ah, però ho già iniziato malissimo. Ecco la prima curva. Vai. Poco la porta. Salto incredibile, sta volando. Almeno voglio arrivare alla fine. Ma purtroppo almeno voglio arrivare alla fine. Meno per... Comunque divertente. Divertente davvero. Scesa libera divertente molto. Proprio vive anche la sensazione di velocità, che comunque reta tantissimo. Oh vai Steven. Per l'Australia, per Steven Bradbury, ragazzi. Per l'Australia, per Steven... Oh, se non fosse stato per quei 10 secondi... Se non fosse stato per quei 10 secondi era un decimo. Ah, però ha adesso... A recuperare. Ma 10 secondi di penalità, come cacchio li recupero! Però si va, dai, che lo si va. Certo, avrebbe aiutato magari avere anche una... Una sorta di minimappa per capire cosa mi aspetta dopo. Altrimenti uno... Deve... Poi vabbè, queste sono, è uno di quei giochi che poi diciamo migliori anche provando più e più volte, riprovando il tracciato. E qua mi sono perso un attimo, ripeto, la visuale secondo me avrebbero dovuto alzarla un pochetto. Bene, cioè è abbastanza intuitivo, cioè deve assolutamente recuperare. A questo punto cambia poco. Vedete il discorso della visuale. Quella porta blu io non l'ho vista. Non l'ho completamente vista. Quel cancelletto blu io non l'ho completamente visto. Ed è un problema. Ho voglia di riprovarlo, però è bene provare un po' tutto. Dai, continua, basta così. È bene provare un po' tutto. Io... Ripeto. Mi piace una bella cosa. È un peccato che non... è un gioco che non abbia molto seguito. Quindi alla fine spesso ti ritrovi a giocare da solo, con i tuoi tempi o qualcun altro giusto nel mondo che gioca. Allora, io direi... Proviamo questo qua della tutelare. No, guardo replay, non ho replay da guardare. Allora. Ah, e qua ci sono le porte. Allora. Io un attimo però devo capire le... Vabbè, presumo che... e questo è molto con la... ok. Devo arrivare lì. Non so come dovrei farlo.
Fai punti, dovrei fare punti col volo in prossimità passando vicino a robe, però il problema è che se passo vicino a robe rischio di scontrarmi con quelle robe. Mezzo ai alberi che sono un po'... comunque i punti li ho fatti. Oi! Mi sono distratto un attimo. Mi sono distratto un attimo, vabbè. Volo in prossimità. E troppa prossimità, sto mettendo troppa prossimità. 20 e poi mezzo gli albi che stavo per dire sono immateriali, perché prima ci sono passato attraverso, non mi ha fatto niente nessuno, né un albero materiale l'ho preso. Vabbè, comunque, ragazzi, cioè io ho giocato ai tempi la demo, la beta del primo Steep, di quello originale, diciamo. Di tutta la demo, tutte le cose, i voli con la tutelare sono stati quelli che mi hanno entusiasmato meno, devo essere molto sincero. Oh la 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 la. Ah, bene. Palo. Aia. Riproviamo l'ultima volta, poi basta, perché insomma io direi l'ultima volta poi basta, perché credo che è giusto farvi vedere anche il resto. Però non ok. E qua ecco, qua sono giochi in cui giustamente fai più punteggi prendendoti più rischi, più rischi, più rischi, tanti rischi! E troppi rischi. Niente. Ok. Scusate, l'ultima. Iniziata malissimo. Iniziata malissimo. Ma sinceramente. Punti sto volando radente al suolo. Allora, spero che per la medaglia d'oro. Ecco. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. Non lì. No. Allora, ripeto, allora, è attività, può essere divertente, però è quella che mi piace onestamente meno. 117. Comunque, io direi provare intanto questo freestyler. 24.290 da battere. Ehi, voglio capire io come dovrei farli. Ah, è freestyle. Ah, comunque freestyle è semplicemente uno va lì e si fa, insomma. Ok. Io, questo che è mio. Qui è mio. Ok. Ah, vedi. Aia. Alzati. Mo basta però, alzati. No, non di là però. Sì, però vabbè. Vabbè, ovviamente no. Qualche cosina di buono in termini di punteggi facciamo, però giustamente. Il momentum qua fa tantissimo, eh. Senso momentum nel senso di non interrompersi in questa maniera. Ecco, è proprio questo. Questo, proprio questo. Intento non interrompere. Yeah.
Scusate, mi ha disconnesso il joypad. Godiamoci le montagne. Mamma mia, però. Diciamo queste cose un po'. Allora, io direi questo rifacciamolo da capo, perché insomma, direi di andare avanti così, dai. Ecco. Qua non sono caduto, però vedete, sta cosa che mi ha fermato non è un bene. Non è affatto un bene. Oh. Qualche modo, qualche punteggio sto facendo. E uno fa, ecco, deve fare attenzione anche uno come a terra, perché anche non cadendo, se però, ecco, cadi di lato, anche se non cadi a terra e quindi il punteggio te lo dà, purtroppo poi ti fermi e lo paghi, perché significa poi. Ah, vabbè, niente. Significa poi rallentare e quindi arrivare poi al trampolino successivo con velocità minore, quindi con minore possibilità, minore altezza del salto. Ah, qua rischiato di cadere giù, ma. Bene. No, qua mi sono confuso, niente. Dove fare 24.000 e. Ok, 3.600 ancora ci siamo. E qua sono atterrato di schiena dove dovevo atterrare di snowboard. Va bene. Niente, qua non mi è riuscito quello che volevo. Ne ha fatto una cosa un po' così, però. Questo potrebbe essere un salto bello alto. E con questo nuovo record personale. Ma non ho preso la medaglia. E olè. E binocolo. Riproviamo. Dai, questo lo riproviamo, riproviamo di nuovo. Proviamo questo percorso di nuovo. Scusate, no, ok. Scusate, no, non è il miglior modo per affrontarlo. Dai, si va. Olè, perfetto. No, che non l'ho preso malissimo. Però forse. Ok. Oh, bene. Qua, mamma, che brutto. Qua l'ho fatto brutto proprio, eh. Salto. Ok. Ora. Qua rallentato, non mi è piaciuto, però ho fatto un sacco di punti. Penso è stato semplicemente fermo. Bene. Ottimo. Questo, beh. Ecco, a me piace di più questo. Per me è più spettacolare questi salti qua, piuttosto che la cosa. Olè, bella che mi è piaciuto. Salto così. Olè. Ancora benissimo. Vedi, poi vado col moltiplicatore. Ah no, e ora vedete che succede. Mi sono fermato e questo giustamente è un problema. Ora siamo qua. Quelli saltano mentre sono lì e insomma. Non c'ho sta pratica, però vediamo un po' cosa riesce a fare.
Benissimo. E alla fine 37. Poi mi sono inveninato. Vabbè, piccola compenetrazione, ma va bene. Ora, vista sulla montagna, abbiamo provato anche questo. Io direi ora provare l'ultima attività, che era una discesa. Qua abbiamo preso la medaglia d'oro. È divertente perché comunque i controlli sono davvero, davvero intuitivi. I controlli sono tanto intuitivi. Difficoltà qua media. È un altro percorso. Devo battere 3500 punti. Vuol dire che probabilmente è molto più breve. Ok. Ah, e qua è proprio libera la serie. Fai quello che vuoi. No, ecco, ho sbagliato. Qua il percorso è qua. E questa è una cosa. È un'altra cosa bella. Che ci sono attività come queste in cui il percorso te lo crei tu. C'è una montagna, scendila e vedi cosa ci riesci a fare. E questo è. Eppure beh, io credo che aver scelto percorso sbagliato. Credo di non aver scelto, non aver fatto una grande scelta di percorso. E mi sono pure bello che impaiato qua. Allora, poi bisogna arrivare giustamente al. Scusate però, io mi sa che. Allora, io devo. Perché poi la cosa è. Perché dice il percorso è importante che arrivi a un determinato punto. Che è quello là. Scusate, no, di nuovo. Perché là c'è. Là c'è possibilità di un bel salto. Ma ogni volta non mi prende il grab. Perché devi mollare. Oh, ecco fatto. Oh, adesso va meglio. No, ma fa proprio. Sono fatto un salto sul posto. Ora, io non riesco a capire dove devo andare, però. È là, ok. Fatto. E questo non mi è piaciuto. Allora, qua, ecco, qua c'è un altro tipo di difficoltà. Ecco, per fortuna c'è questa freccia che me lo segnala in qualche maniera. Che sto andando un po' fuori direzione. È la completa libertà. La cosa bella di questo gioco è la completa libertà in determinati modalità di cose di scegliersi il proprio percorso. Ma come vedete, diciamo che io non lo sto sfruttando appieno. Sto facendo una serie di cadute che veramente ignobili. Ma è la prima volta che provo questo percorso. Sto per finire. Fermo. Piantato lì. Devo andare di là. Giustamente dice di andare di là. Ah, ancora più. Mi sembrava che fosse più vicino. Va bene. Ora vediamo un po' cosa si riesce a fare con que. No, niente. Mi sembrava una dunetta. Invece era una montagna. No, non va bene. Non va bene. Ora, ancora c'è. Anche questo mi sembra. Mi sono piantato lì. Io direi che si scende. Sto facendo troppo nella direzione sbagliata. Perfetto. E allora possiamo riprovare. Ok. Allora, qua giustamente uno deve. Poi sono uno che conosce le montagne, conosce le direzioni. Niente, non. No. Devi scendere di là. Va bene. Olè. Io ti inizio via. Perché se quella montagnola mi piace. A patto che mi faccia fare il salto. Porca miseria. Scusate. Allora. L'ultima volta. E poi basta. Dai. Perché non voglio. Non voglio. Tediarvi troppo. Cioè. Vai. Niente. Non mi prende. No. Sarò io che no. Adesso l'ha preso. Vabbè. Allora, devo essere sincero, non è colpa dei controlli, è colpa mia, che giustamente devo farci ancora un po' di pratica. Ok.
La cosa che mi piace sono questi salti. Cerchere. È il bello che ti cerchi. La fantasia, cerchi i posti dove fare i trick. Vai, 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 ok. È una cosa molto bella questa, la fantasia. La scoperta della montagna e dei posti dove. Dove la montagna può regalarti soddisfazioni. Non come questa, ecco. Soddisfazioni di fare i trick e soprattutto di atterrare in piedi durante i trick. Quella è una soddisfazione maggiore. Sempre meglio atterrare di snowboard che di schiena. Però. Olè. Mi son palato. Dai, scegli di là. Bra, prima che mi annulla. No, no, che direzione sbaglia? A posto. Ora scendi. Sì. Prendila un po' di velocità. Non ti deve sembrare male. Bene. Io direi che di qua perché non. Ah, qua stiamo prendendo velocità. Stiamo prendendo velocità. Ok, io ora. No. Vai. No. Vieni qua. Sì, però vai, ok, vai, andiamo. E mo? Di qua. Ah, non so cosa sto combinando, ma va bene. Cioè, è comunque divertente. È divertentissimo. Purtroppo non ha avuto il successo che meritava, perché è divertentissimo. È fatto anche molto bene. Purtroppo è molto di nicchia. E quindi. Ah, in qualche maniera ce la stiamo facendo. Vai avanti. Ah, medaglia di bronzo. Alla fine siamo riusciti a raggiungere la medaglia di bronzo. Ce l'abbiamo fatta. Ah. Io direi che possiamo fermarci qua per questo gameplay. È un gioco bello e divertente. Purtroppo non ha avuto il successo che meritava. Ma veramente. Io mi sono divertito. Mi diverto tantissimo. È possibile che me lo compro sto gioco, non so se farci serie, se farci gameplay, ma è probabile che me lo compro perché è divertentissimo. È ancora più divertente se hai degli amici con cui giocare, con quali ti confronti i tempi, punteggi. È un gioco che vive di questo, è un gioco che vive di scoprire la montagna, di confronto con altri tempi, punteggi, confronto anche in queste modalità libere di scoprire traiettorie nuove che non fanno altri, che non fanno gli altri. È molto bello tutto questo. Purtroppo non ha avuto molto successo questo gioco, almeno nella versione originale. Nessuno dei miei amici ci gioca, ecco, molto tranquillamente, insomma, dico. Per questo ai tempi ho comprato, ma è possibile. Intanto se riposa, si riposa, tranquillo. Comunque, molto bello, devo dire, mi piace molto. Io direi, non so. Devo pensare se farci una serie o no. Detto questo, io direi che vi saluto. Quindi, alla prossima. Semplicemente questo. Saluto di quanti voi. Da me, dalla montagna, dalle Olimpiadi invernali che arriveranno. Alla prossima.